Ma guarda che letto! Che bel letto! Non so come si fa nell'esercito, ma qui c'è un solo uomo per letto, d'accordo? Mi prendi in giro? Dopo che ho visto che le tue pupe non lo tocco nemmeno se mi paghi. Ehi, Joe, chi è quello magro in questa foto? Lì eravamo nel 41. Non sei cambiato per niente. Almeno in faccia. Affanculo. È tutta colpa della bella vita. Però, che cosa, I soldi per tutto questo li hai fatti negli ultimi 3 anni. Negli ultimi 3 mesi, direi. Ho avuto appena il tempo di arredare questo posto. 3 mesi? Minchia. Devi conoscere la gente giusta e tu sei a posto perché conosci me. Andiamo. Oh, che bello specchio. Che bello figo. Bel gabinetto, Ah, sempre diviso, Andiamo. Allora, hai pensato a cosa farai adesso? Hai detto che mi facevi conoscere questo Giuseppe. Volevo dire, sai, in senso generale, in guerra hai mai pensato a cosa fare una volta tornato? Non proprio. Beh, oltre al solito. Sai, trovare una bella ragazza e sistemarsi. Oh, ehi, c'è un sacco di tempo per quella merda. Adesso però vedo di farti divertire un po'. Ehi, grazie ancora per le carte del congedo. Guarda che ho fatto solo una telefonata. Ringrazio Giuseppe quando andiamo a prenderlo. Andiamo. Ehi, credi che potrei... Cosa dire? Guidare? Le strade sono ghiacciate, non hai mai guidato un'auto prima. Joe, in guerra ho guidato per quasi tutto il tempo. Già, ma questa non è un carro armato, è una delle più belle auto in giro. Non guidavo un carro, ma una Jeep. E minchia è una Jeep? È una... Fa lo stesso, mi fai guidare oppure no? Va bene, con le chiavi, basta che stai attento e non mi rompi il cazzo. Allora, quando fa un cazzo di freddo fuori, devi dare un po' più di gas del solito. C'è quel pedale là, sulla destra. Lo so, giusto, giusto. Stile base della guida. Guida spericolata. Ok, gira a destra, poi vai dritto per un po'. C'è pure il navigatore umano. Piano, 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 rallenta un po', non c'è bisogno di farsi fermare per niente. Vado. L'imitatore non c'è? Vedi, sai che ore sono? È giorno, che cazzo vuoi che ne sappia? E allora di andare a prenderti una macchina. Mica. Mi piacerebbe se potessi prendere. E chi ha detto che la deve pagare? Ah, giusto, un bel furto. Bello stato, veicolo, bello veloce. Poi alla fine non eri poi così male al volante. Ancora un po' di pratica ti farebbe bene però. Pericolato. Oh, ma guarda che bellezza! Bella, una Jefferson del 42. La rubiamo? Una macchina come quella sarebbe un vero peccato rompere il finestrino. Vai da Giuseppe a prendere un paio di grimaldelle. Un paio di grimaldelle. Benvenuto all'emporio di Giuseppe, il paradiso dei lacci. Se cerchi qualcosa, lui ce l'ha. Ti può prendere addirittura un porto da armifarsi e un congedo se sei stanco di farti sparare nel culo. Ehi, Giuseppe, ti ho portato un nuovo cliente. È uno a posto, vero? Sì, signore, completamente. E Vito, un vecchio amico. Questo è Giuseppe, il miglior scassinatore di Empire Bay. Come te la passi? Sono per te, ragazzi. Proprio così. Beh, l'hai già fatta. È stata una rottura, ma sono pronte. Beh, grazie. Funzioneranno, vero? Nessuno dell'esercito ti darà più fastidio, credimi. Visto? Che ti avevo detto? E quei soldi? Prendi i documenti, Vito. Bella. Grazie, Giuseppe. Che signoretto. Guardiamo i documenti del congedo.
Ah, prendi aiuto. Ci servono anche dei grimaldelli. Sì, ci servono. E indovina chi le paga. Curiosa nel negozio. Grimaldelli per $7. Ma prendo questo. Ok. Grazie. Vuoi provarlo? Ecco, prendi questa serrata. Deve solo metterci dentro il grimaldello e sollevare tutti i perni. Usi quest'altro per tenerli fermi, uno per uno. Quando i perni sono finiti, gira il secondo grimaldello e apri. È facile. Ah, infatti, lezione di scassinamento. Dov'è il... ecco. Muovere... allora. Attenzione, come si fa? Ah, ecco. Ah, merda. Aspetta, no, com'era? Ah, così, ah, con le verde. Ok. Bisogna schiacciare giù per farlo andare sotto. Vediamo, Giuseppe. Facile, eh? Non preoccuparti, lo impari. Sei vero, io lo faccio sempre quando dimentico le chiavi in macchina. Sì, andiamo. Ok, ti va ancora di rubare quella macchina? Scherzi, certo, sì. Certo che sì. Ecco la tua occasione. Finiamo. Buona. Possibile veicolo rubato. Vuoi arrestarmi però? Cosa accelera! Tutto... Ricevuto. Furto di veicolo in corso. Insegue il sospetto. Sì, ma non è ancora finita. Semina l'esperto. No, questo rallentamento tutorial. Dai, che mi piace una. La pula è una delle maggiori rompiballe nella storia della pula videoludica. Bene, forse l'abbiamo separato. Ti piace la macchina? Penso che la terrò. Bene, andiamo a cercare una carrozzeria. Offrono proprio il servizio che fa al caso nostro. Quanto mi dovrà costare? Ci ho pensato io, non ti preoccupare. Va bene un carrozziere qualsiasi, conosco quello che richiede. Dai, veloce, prima che arriva la pula come l'altra volta. Barry Shoes. Oh. Bella, adesso un pochino di vernice meglio. Come posso dire? Cambia la targa. Così la rendo legale, ok. La nuova targa? Per te questo è altro. Adesso dovresti conoscere Mike Bruschi. Potrebbe avere qualche lavoretto per te. Ok, dov'è? Ah, una specie di carrozza Riverside. Non te puoi sbagliare. Chi è quello? Chi? Andiamo alla carrozzeria. Ah, mamma mia. È il nipote del mio amico. Dovresti vedere come si muove. Un paio di settimane fa eravamo a ballare a Western Bay. Ha mandato tutte le puttane fuori di testa. Non te do una punta di invidia. Scherzi, non mi serve sapere ballare. Io ci so fare, amico. Adesso ti dico un paio delle mie frasi migliori, così forse non ti tocca passare ciò che notte da mazzato di segni. Ah, è un'altra strada. Cambiare. Ehi, hai uno specchio in tasca, perché riesco a vederti nelle tue mutande. Ed eccone un altro. Se stessi dormendo, è te che subirei. No, avanti. E senti questa? Ehi, perché non andiamo a casa mia a giocare ai mimi? Tu fai la porta e io ti sbatto. Secondo te funziona. Ma sai la differenza tra il sesso e quattro chiacchiere? No? Che dici? Che ne dobbiamo parlare? Hai dei problemi, lo sai? Signore, scusate. Questa è infallibile. Ehi, dolcezza, ben vestita. Stai a vedere se puoi mettere il piede del mio letto.
Questa è pessima. Ehi, quando esce il argomento non occorre sapere usare bene le cose. Capisci cosa intendo?